Buongiorno a tutti e tutte. Allora, martedì 16 giugno, innanzitutto ringrazio chiunque ieri mi abbia fatto gli auguri, non me l'aspettavo, sia qua che su Facebook e vabbè, WhatsApp, chi mi conosce fisicamente. Grazie, 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 è stato bello come sempre essere coccolata un po'. Allora, io faccio vedere l'outfit, che è uguale a quello di ieri, del 15 giugno, il mio compleanno, però ieri non ho avuto tempo. Allora, semplicemente ho questa maglia che avevo preso al mercato di cotone, che qualcuno di voi mi ha detto, infatti, essere leggermente stretta, sì, lo ammetto. Infatti vedete che tira un pochino qua. Un bel seno importante e questo è ben visibile. E poi oltretutto tende a salire nel collo, credo che dipenda dal fatto che mi è stretta qua, però vabbè, è molto confortevole perché è di cotone, il colore è carinissimo, è fatta così come vi ho già fatto vedere, che qua è un po' più corta e dietro un po' più lunga. Ecco, l'ho messa con i pantaloni di Ecopelle beige che ho comprato prima del lockdown al mercato. Eccoli qua. Arrivano alla caviglia. Non so se vedete, sono fatti così. Sono molto confortevoli perché dentro sono fatti in tela di tipo cotone, quindi non si suda per niente. Si possono ancora mettere tranquillamente. Poi ho questa collanina di perline di vetro che ho fatto io, semplicissima, e quelle elastiche, insomma, che vendono già fatte dappertutto. Poi, come trucco, ho usato questa paletta che avevo comprato da Essence in sconto, pensate un po', 1,49 euro, 1,29 euro, costava sui 7 euro, e io negli sconti d'inverno ho usato questo azzurro, questo verde e il marroncino. Non so se si vede. Ok. Poi come rossetto ho usato questo Color Boost della Essence, una tinta labbra. E direi che basta. E profumo, perché poi mi sgridate che non vi dico il profumo, è giusto. Cioè, è un po' una barzelletta che io non vi dica che profumo metto. Ho riesumato questo. E pensate che il primo profumo che ho recensito della Dolomia è in rosa d'ira ed è quello alla rosa ghiacciata. Ogni volta che non uso un profumo da un po', mi stupisco da quanto sia buono. Questa è una bella rosa, una delle rose che mi piace, una rosa ghiacciata, ideale per questo periodo. Molto bello e duraturo. Ecco qua, infilata. E voilà. Scusate, esce la cantiera. Eccola qua. Potete annodarla. E via. Le mie Puma super comode e via si va a lavorare. E io vi auguro buona giornata, un bacione, ci sentiamo presto, ciao!